da un paio di ore fa ero in camera mia, nel bagno, a piangere e a soffrire, perché non riesco a concepire come questa cosa stia ancora in piedi e come siamo arrivati a un paio d'orette dall'inizio di tutto quanto, che il tutto quanto stia andando bene. Ciao papà, buongiorno. Ti sei arrabbiato? No, no. Finito adesso di piangere da non so quante ore che sulla cortina, tra poco inizierà l'evento. Hai seminato, hai fatto tutto quanto, ma adesso c'è soltanto da raccogliere e basta, vedi loro che cazzo di mette paura. Questo mio format Wanderlust è nato per condividere e per trasmettere le grandi bellezze che abbiamo in questo paese, legate al mondo dell'arte, legate al mondo della natura e così via. E poco più di un anno fa abbiamo iniziato questo progetto a Milano, al Museo del Novecento. Eravamo in 5, considerate, siamo andati avanti poi a Mantova, dove eravamo già una decina, per proseguire poi a Cortina. E già lì iniziamo ad essere circa una ventina. Il tour è proseguito per Venezia, eravamo in 30, quindi non so se perché ci siamo iniziati a sentire confident di fare queste grandi produzioni quasi cinematografiche, ma per questo evento qua, dove in Parma c'era anche Burrich e Lenovo, abbiamo voluto alzare ancora un po' di più l'asticella e rendere e trasformare il DJ set in un'experience, quindi amplificandolo in 2 giorni e invitando 12 ospiti. Buongiorno! Buongiorno! Sembra tutto troppo tranquillo, infatti ho pensato, mica tutti sereni, e sono, e siete voi che dovreste preoccuparvi in caso di problemi, non io, quindi dico, se voi siete tranquilli, sono tranquillo pure io. Sono così, quindi le 72 ore più belle che passerai a Cortina. Io a Cortina è la prima volta che ci vengo, mi sa, quindi no, sa di sì, quindi allora, è un buon inizio. Sarà intenso. Doveva venire, tra l'altro, ti pare che siamo in tantissimi, mamma mia. Tu ti ricordi i nomi di tutti? Io appena mi ricordo il mio. Inutile che aumenti la bellezza, stai calmo. L'arrivo degli ospiti è stato bellissimo. Cioè, era la cosa che più mandava in ansia, invece è stata la cosa che mi ha dato più gioia in assoluto. Che bello, siamo un bel team. Ciao, piacere, Tudor. Piacere, dice Sofia, forse ci siamo già visti, non so. Può essere. Noi adesso prendiamo questa seggiovia qui e ce ne andiamo in cima al Lagazuolo. Cortina, cazzo, rappresenta il principio di tantissime cose, rappresenta il principio della mia passione per la montagna, il principio per tutto il mio sfogo artistico legato alla musica, inizialmente con il brano Cortina, che poi ha avuto tutto il suo effetto palla di neve ed eccetera, sino ad arrivare appunto all'evento che mi ha fatto l'anno scorso. E adesso posso dire... è un altro principio, il principio di questo nuovo progetto che si è portato avanti dell'experience. Ah, sorrisoni! Allora. Oh! Ma sai che a un certo punto ho visto un gruppo andar su, okay, e ho visto a vedere che erano loro. E che è l'ultima sessione. Per impararle bene. Phil, ma è un quanto destro in più? Questo è un déjà vu. No! Ogni volta che ti vedo succede questo, tavolo. Ma ti piace il déjà vu? Dai, solo il destro, mi serve. Lo sul guanto? Sì, ovvio. Se vuoi del vino, però, per compensare. La grande. Ne la faccio più. Io sono quello che è scalato il Monte Bianco. No, sì. Che spettacolo. Pensa domattina qua. Fa un freddo. You're freezing. Sì. Venizio di Slavic. Sai che questa sera è luna piena. Lo so, sì. lo so. Che bello essere qui. E oggi vi mostrerò la nostra stanza del rifugio. È molto carina. Molto carina, è una tripla. Della mia brevissima esperienza di rifugi, questo è, penso, il più bello. E poi una cosa simpatica, ho visto che ci sono diversi bagni. Solitamente una cosa tipica dei rifugi è quella della fila la mattina nei bagni. Nel bagno, anzi. E abbiamo la sauna più alta d'Europa. Eh? C'è la sauna. Certo. Quindi questa è la sauna più alta d'Europa. Il sorrisoni. Stamattina per partire mi sono dovuto fare 2 schiaffi decisi, se no non entravo nella parte di quello che deve godersi e deve svegliarsi e non pensare solo ai problemi. Cazzo, che figata! Problemi tanto ce ne sono, ma li stiamo risolvendo. Quelli che si possono risolvere non sono più problemi. E quindi dobbiamo divertirci. Ecco i nostri Wanderers, visto che ci abbiamo
paio d'orette libere, ci facciamo una passeggiatina, andiamo qua a farci la saunetta, ci godiamo questo tramonto. Voi aspettate qua, perché aspetterò anch'io qua allora. Certo, laggiù è già in cima. Che bello. Riflesso delle rocce in cielo che è bellissimo. Ti vedo bella sofferente. Sto girando. No. Ragazzi, grazie a voi per aver accettato. Vi dico la verità, quando abbiamo pensato di fare questa cosa abbiamo pensato, cioè facciamola perché un posto che conosciamo così bene che proprio possiamo raccontare al meglio, o comunque che il miglior modo per raccontare al meglio è portare qualcuno per farglielo vivere. Abbiamo pensato, che cazzo verrà mai quel giorno? Invece sono molto contento, quindi grazie di cuore per aver accettato e per essere venuto. È un piacere, grazie per portarmi a vedere. No, ho perso completamente. Mi fa male il nasino, mi fa male tutto. Però adesso una bella sauna. Vamonos, grazie. Madonna. Madonna. No. Ma fa freddo? Tu sei un coglione comunque, siamo ustione fredda. Ustione fredda proprio. Il termine tecnico. Freddo, tipo. Questa cazzo di porta. Capisco le foto, però. No! Sauna andata alla grande, si sente quasi due orette, quindi pure troppo, sono fatte le 8 e andiamo a cenare. Cosa che hai preso? Le disponibilità non sono sempre. La polenta con la salsiccia. Ma io te l'assaggerò qualcosa. Mi piacerebbe in realtà. Ci porti una forchetta di tè? Poi alla fine finisco, perché vabbè. Io vengo a una birra, eh. È un po' bianco. Non abbiamo ancora iniziato, ma a quanto pare sta andando bene. Mi sembra che tutti siano contenti. Siamo resi conto delle nostre prime 7 ore e 40. Siamo molto, molto gasati. Abbiamo fatto un bel briefing. Il team è molto carico e c'è proprio un bel clima, devo dire. Anche qua sopra, te lo posso assicurare. Cos'è questa cosa? Io non so neanche da dove iniziare, da dove mettere il primo pulsante. Che lavoro è questo? Tutti dei miei capelli che comunque c'è. È stata una giornata impegnativa. Avete visto fuori? Madonna. Molti 10 minuti, quello che siamo, voglio dire. Al culo per One grain of sand. Bondi. One grain of sand. One grain of sand. One grain of sand. Bondi. La giornata con questa prima gita faremo qua in zona da Cassuoi. Bondi. Ciao. Ho fatto anche una mini lezione di storia sulla prima guerra mondiale, sul conflitto tra l'Austria e l'Italia. Queste erano le grotte che strizzavano a ripetere, eccetera.
suo. E stamattina siamo stati qua a fare una gitarella nei pressi qua di queste creste. E adesso il gruppo si divide perché scendiamo tutti qua al parcheggio e io andrò verso il Col Druscè, dove faremo il live, mentre gli altri faranno una passeggiata qua con le ciaspole nella parte di questa zona qua. Abbiamo fatto la gita e adesso facciamo il pranzo con il DJ set. Questa è l'aspettativa, quindi questi sono tutti i nostri render con la scenografia, i livelli, la prospettiva, chissà che cazzo è uscito fuori. Praticamente abbiamo chiuso. Ciao a tutti, piacere Tudor. Ciao Jonathan. Da Dio, ma che cazzo è sta roba? Oh mio Dio, ma che cazzo è? Non so se si vede bene. Questa è l'aspettativa e questa è la realtà. Incredibile. Ha preso fuoco un CDJ. Sì. Ho preso fuoco un CDJ. Attaccato. Vabbè, poteva andare peggio. Cambio programma. No, cambio programma, anziché usare come teoria 3 CDJ, tutta useremo 2 CDJ e il tablet. Figo. Merda. Tutta la calma e tranquillità che avevamo fino a ieri pomeriggio, cioè la sfiga che ci ha tirato Tudor. Cioè, ah, pure. Non ho capito. Dai, va tutto bene comunque. La voglia. Meglio quello che il mixer, perché se prendeva fuoco il mixer. Che ne sappiamo, no? Magari ho semplicemente non fatto fumo. Tipo lava, sciolta. Vabbè, cantiamo. Ma sì, facciamo un coretto. Questo è un po' come la planimetria, come sono le camere e tutta la parte tecnica dell'audio. Tra poco adesso arrivano gli altri DJ e impostiamo tutto. Dal mixer uscirà il master, diciamo, audio, che passerà per la scheda audio che è collegata al computer all'interno di Ableton, dove ho messo le varie rack degli effetti, e che collego poi wireless via il tablet. In 20 dovresti essere pronto. Ok. Così ti fai due prove. Questo è incredibile. Penso che lo userò in tutti i set prossimi. Comodo? È comodo, e poi la figata è che a differenza degli effetti del mixer Pioneer, qua hai tutta l'effettistica direttamente di Ableton, quindi riesce a essere molto più tecnico, molto più. C'è tutto ben preciso, sì. Ragazzi, hanno arrivato delle nuvolette fantastiche per il cielo californiano, devo andare. 3 minuti. 4 metri. Sicuro? No, ti sei tagliato. Fermo. Madonna. No, vabbè, sono un coglione. Sei un coglione. È uno dei set più fighi. È il set più figo che sto contando. Aprirò con questa intro del docufilm che abbiamo fatto per Flowy. Proseguo un po' con il prossimo singolo, con tutte le prossime ID. Oh! Prontissimi! Oh. Pronti? Vai! Vai! La camera massa gira? Andiamo sulla testa, uscita, camera su, uscita, vai per resto, vai da fuori. Vado? Camera 3, gira? Oh, c'è la scenografia! Questa qua sì? No. Il cuore non passa la testa. Che cazzo l'avrebbe mai detto? Complimenti a tutti e grazie di cuore a tutti. Grazie. Ma che cazzo? Sono qui per te. Ma da dove arrivate? Da San Marino. Questi ragazzi ieri da San Marino hanno scoperto che abbiamo fatto questo set a Cortina e si sono fatti San Marino Cortina. Quante ore, cioè quanti giorni? Vabbè, incredibile. Grazie, c'ho i brividi. Possiamo fare una foto? Ah, ma ci manca, cazzo. Siamo arrivati alla Sud Hotel, stanza molto gradevole.
miseria. No, non faccio il room tour che Surri sicuramente lo starà facendo, quindi lo lascio a lui, però è bellissimo. Tra le tante cose strane di robe lusso ci abbiamo la degustazione di profumi. Ci hanno lasciato qua dei biscottini che il signor Barosi ha già assaggiato. Ed è tutto molto bello. Adesso sono quasi le 6 e tra poco andiamo a fare l'esperienza nella palestra d'arrampicata indoor. Eccoli i due che non vengono ad arrampicare, che ora fa la bella vita in sauna. Facci loro eroi citati. Guarda che squadra. Sono uno dei miei posti preferiti di Cortina. Non vengo mai ad arrampicare perché sento a prendere le birre dopo che scivo. Però quest'oggi provo anche ad arrampicare. Mi sa che saremo noi la coppia. Mi verrebbe da darti un calcio con queste scarpette, lo sai? Cioè proprio da fare tipo a calci. Quindi... Però delle ginocchia, no, tipo. Questo sì. Ah, un'ora completamente volata. Oh, guarda che luna c'è! Buonasera. Il tataki. Ah, sono in mutande, io cazzo l'ho messo sul costume. Vabbè, sti cazzi. What? Ma ha comprato il costume ieri. Ma che figata! Questa cosa mi mancava, incredibile. Com'è che si dice? Tipo la quiete dopo la tempesta? Qual era il detto? No, perché la quiete prima della tempesta era. La quiete dopo. Ok. Alla fine Nicolas noleggiati per un giorno diceva che vado a scuola, non ho capito, la serata è finita a giocare a ninja. Sono le 8:15 e siamo in ritardo per la yoga session. Qua è scritta male, non era alle 9, era alle 8, mannaggia. Sotto o sopra adesso? Sotto. Ok. Oddio. Ma questo è la caduta, tipo la zuccata. Concentrazione. Sei male. Io voglio fare un po' di bicchieri vuoti attorno. Solo dice un po' meno. Facciamo un viaggio, grazie. Ci sentiamo, sì. Ci aggiorniamo. Ti mando tanto, sì. Bella energia da giungla. Ci sentiamo dopo, sì. Wow, grazie. Sono state. Ma cos'è quel coso, infatti? Il tablet. Questo qui è stato il tablet che abbiamo usato per il DJ set. Per vedere quante cose riusciamo a fare in quanto meno tempo possibile. E quindi questo è quello che è successo a Cortina in queste ultime 44 ore. No. Ok, che bomba, 44 ore sì. È stato grazie di cuore per essere venuta. Figurati. Sono contentissimo. Hai spaccato e abbiamo spaccato. No, veramente. So che cazzo di ragazzi, non me l'aspettavo. Ci tengo a ringraziare di cuore tutto il mio team.
che ha creduto più di me in questa cosa. Ringrazio infatti anche tutta la produzione che ha organizzato tutto questo e che ha lavorato, che si è fatta delle 44 ore diverse rispetto a noi, hanno montato, smontato, allestito, risolto problemi, cazzi, quindi grazie di cuore e grazie anche a tutti gli ospiti e a tutti gli amici che sono venuti a trovarci e venuti a passare queste giornate assieme a noi. Sono gasato dall'idea che tutti in qualche modo si siano appassionati a qualcosa di nuovo, perché avendo fatto così tante cose diverse ognuno ha scoperto cose nuove, quindi ci siamo un po' contaminati ed è bellissimo. Grazie a tutti, grazie a Burrich che ha reso tutto ciò possibile, che ci ha supportato, che ha creduto un po' nella nostra filosofia, e grazie di nuovo per tutto il supporto tecnico e per tutta la parte di mia passione che siamo riusciti ad implementare nella parte del DJ set e soprattutto nel nostro studio. Grazie, grazie, grazie. Y te va con tu alita de mar. Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar. Y yo no aprendí a poder vivir sin ti. Y te va con tu alita de mar. Y yo solo te enseñé a besarme, a drogarte y a gozar. Y yo no aprendí a poder vivir sin ti.